Io e Diego Bianchi, Zorro, eravamo a Prato perché nel centenario della fondazione dei fasci di combattimento, proprio lì Forza Nuova aveva deciso di convocare la sua manifestazione nazionale. Abbiamo incontrato Sandro Veronesi, uno scrittore pratese, ci siamo detti andiamo a vedere, prima di partecipare alla manifestazione antifascista, andiamo a vedere questi qua. E quando finalmente abbiamo avuto accesso a quella zona in cui già erano radunati alcuni fascisti, ma non più di 30, 40, in attesa che dalla stazione arrivasse un altro centinaio di loro in corteo, qualcuno ha cominciato a sibilarmi dietro: «Ebreo, ebreo, vattene in Palestina!» Io ho fatto finta di nulla perché pensavano: «Non voglio essere considerato uno che ha cercato la provocazione, che ha cercato l'incidente». Quando ecco che uno più grosso e con voce tonante l'ha proprio gridato: «Ebreo!» A quel punto non me la sono più sentita di far finta di niente. Mi sono voltato, sono tornato indietro e semplicemente ho detto: «Certo che sono ebreo. Sentono di essere protetti». La prefettura di Prato gli aveva dato un'autorizzazione in nome della libertà d'opinione. Hanno legami dichiarati col Ministero dell'Interno, sono ammiratori di Salvini. Salvini trova fra loro militanti che, come Luca Traini a Macerata, stanno tra Forza Nuova e la Lega e possono spostarsi indifferentemente perché la matrice culturale è molto simile. C'è lo spettro dell'antisemitismo che si aggira pericolosamente in Europa. Il nuovo razzismo che si scaglia prevalentemente contro i Rom, contro gli africani, contro i musulmani, per alimentarsi ricorre di nuovo a visioni cospirazioniste, non molto diverse da quelle dei protocolli dei Savi di Sion, e devono vedere il burattinaio ebreo anche dietro al fenomeno migratorio. Se arrivano i barconi è perché c'è chi ha pianificato il trapianto etnico, il flosco figuro che sarebbe dietro a tutto questo. Guarda caso, è un signore che si chiama Georgi Schwarz, che ha cambiato, lasciando l'Ungheria il suo nome, diventato George Soros, e che viene incolpato di destinare una parte cospicua dei suoi profitti, miliardi e miliardi di dollari, al finanziamento delle organizzazioni non governative. Non riescono nemmeno a concepire che un uomo che è sopravvissuto ai nazisti, che è fuggito dai comunisti, possa ritenere utile, necessario, parte dei suoi guadagni destinarli a progetti di questo tipo.